Le malattie immunoreumatologiche colpiscono con una frequenza maggiore le donne rispetto agli uomini, donne che hanno bisogno di una gestione a 360 gradi del loro problema e hanno bisogno anche di essere tenute per mano. A tal fine le donne reumatologiche, professioniste reumatologiche delle quattro principali università romane si sono unite e hanno fondato l'associazione Redo Onlus, che viene presentata oggi a Roma. È nata l'associazione delle reumatologhe donne, REDO, per condividere insieme i bisogni delle pazienti e anche i bisogni delle donne medico e per facilitare quelli che sono poi i percorsi diagnostico e terapeutici delle nostre pazienti affette da malattie immunoreumatologiche. Perché un'associazione al femminile? Perché donne reumatologhe? L'idea nasce dall'osservazione che le donne da sempre hanno la tendenza a prendersi cura degli altri, in particolare donne reumatologhe sono più empatiche, si prendono cura in modo speciale di donne speciali affette da patologie che prediligono il sesso femminile, le malattie immunoreumatiche. E abbiamo creato questa associazione per unire le donne medico-reumatologhe e soprattutto per capire i bisogni delle pazienti. E le pazienti reumatologiche per la maggior parte sono pazienti di sesso femminile e ci siamo resi conto che oltre alla necessità di curarsi, di capire la loro patologia e dei trattamenti, hanno bisogno di tante altre cose perché sono limitate nella loro vita quotidiana. Ci siamo resi conto come reumatologhe che la maggior parte delle nostre pazienti sono pazienti di sesso femminile e hanno tantissimi bisogni che vanno oltre al semplice capire che patologie hanno e la loro cura, e per questo abbiamo deciso di fare degli incontri medico-paziente per cercare appunto di sentire le loro voci e cercare di organizzare nella regione Lazio attraverso la nostra associazione dei punti di riferimento che vadano oltre la cura medica semplice. Tra i progetti che abbiamo in questo momento c'è quello di creare una rete anche a livello regionale e poi possibilmente anche a livello nazionale attraverso dei progetti condivisi che coinvolgano, diciamo, la raccolta di alcuni dati sui pazienti reumatologici in maniera da favorire, diciamo, anche qualche sviluppo scientifico attraverso questa associazione, e dall'altra parte anche quello di riuscire ad avere dei rapporti e diciamo di avere dei contatti con le istituzioni in modo da favorire la conoscenza, l'ulteriore conoscenza delle malattie reumatologiche e anche a livello istituzionale, e di cercare di far sentire la voce non solo nostra ma soprattutto dei pazienti che ne sono affetti per riuscire ad ottenere sempre dei migliori risultati per i nostri pazienti. L'associazione svolgerà ogni anno due incontri, uno per le malate con malattie reumatologiche e l'altro per i medici reumatologi del territorio, con lo scopo di fare rete, una rete che coinvolga i malati e i medici. Noi nasciamo come un'associazione fatta da medici donne, quindi per l'interazione tra le donne medico, ma ovviamente siamo rivolti ai bisogni dei pazienti. Infatti il convegno di oggi è un convegno interamente dedicato ai pazienti, in cui sono previsti e si stanno svolgendo dei workshop in cui i pazienti possono affrontare dei bisogni che le loro patologie determinano, quali per esempio una particolare attenzione all'alimentazione, all'attività fisica, e ci sono dei workshop sia di riabilitazione ma anche di attività come per esempio lo yoga, ma anche pratiche come per il camouflage, che permette di convivere con alcuni aspetti che la patologia determina.